Benvenuti in Giordania! Welcome! 92esimo paese di questo Grand Tour! Olé olé! Sono entrato in Giordania, che poi non è neanche il 91esimo paese perché c'ero già stato. Quindi no, non fa computa. È stato abbastanza... hanno controllato tutto, perché provenendo dalla Siria hanno controllato tutte le valigie. Per fortuna che hanno fatto un po' di storie sulla macchina fotografica, non lo so perché. Però poi... per fortuna che non hanno trovato l'oggetto che vola, perché sennò me l'avrebbero sequestrato, dato che in Giordania non si può importare i droni. Ed è stata comunque una mazzata, ragazzi, perché ho pagato più di 120 euro per entrare in Giordania, tra visto, assicurazione della Vespa, importazione, eccetera. Nel senso, a me i paesi troppo civilizzati non piacciono, perché sono anche quelli che costano di più. Ma vabbè, $120, 120 euro. Il problema è che poi ci sono neanche quanto? 2 giorni? Perché comunque sia voglio andare verso i nomadi. Adesso non so se vado ad Amman, che è un casino, è una città che mi fa schifo fondamentalmente. C'ero stato 10 giorni 3 anni fa, o vado verso l'Arabia Saudita. E comunque quella alle mie spalle, ragazzi, è la frontiera della Giordania. Welcome to Jordan. Però non ho ben capito perché avevano messo il cartello Yemen e Saudia. Ok, l'Arabia Saudita è a 150 km, ma lo Yemen, che è dall'altra parte della penisola arabica, perché c'è? Forse perché mi vogliono mandare un messaggio a me, ragazzi. Andiamo in Yemen. La strada è lunga comunque. Ragazzi, sono arrivati in Giordania, guardate Petra! Petra! Bellissima, bellissima! Io mi ero dimenticato, no? Perché 3 anni fa capitava sempre lo stesso. Capitava che quando ero in Giordania tutti mi invitassero a pranzo, a cena, no? E tutti facevano... Tant'è vero che quando mi sono fermato prima a fare la foto al cartello, una macchina si è fermata con 2 ragazzi e mi hanno fatto cena. Ok, sì, da. È lui che adesso vi spiego. Thank you. Oh, mi ha portato la sedia. Thank you. Sono gentilissimi. Fatto sta che adesso ho fatto benzina e mi hanno detto: vuoi mangiare con noi? Io ho chiesto dove è un ristorante, perché ho abbastanza fame. Mi fa: no, mangia con noi. Adesso c'è il Ramadan, tramonterà il sole tra una ventina di minuti, penso, spero, e dormirò qua stanotte, perché non c'ho voglia di andare ad Amman e imbarcarmi nel casino di Amman. E anche andare a trovare la missione cattolica dove avevo dormito 3 anni fa. Di solito metto il PIN su Maps Missolo, che poi ho cambiato telefono, vabbè. E quindi stanotte dormirò qui, è bellissimo. Bellissima la Giordania, ti ospitano e ti danno sempre da mangiare. Sempre, nel senso, grandi, grandi. Stiamo preparando il cibo che ci ha portato suo padre gentilissimamente. Oh ragazzi, guardate. Fatti judge. Ok. Ah, queste qua penso che siano noci con di tutto un po'. Adesso vabbè, c'è una fame, ragazzi. Grazie. Buongiorno, ragazzi. Alla fine mi ero dimenticato di come si dorme bene nelle moschee. Qui io ho dormito qua nella moschea, stanotte ho dormito nella moschea. Nel benzinaio. Mamma mia, che bello. Morbido, contando di... elettricità, che poi un'altra cosa che arrivando dal Libano e dalla Siria colpisce qua in Giordania, che c'è sempre elettricità, sempre H24. Non ero più abituato a questo comfort. E adesso vediamo cosa fare, se vado ad Amman a fare una colazione, a salutare qualche amico o no. Vedete, questa è la piccola moschea che c'è nel benzinaio. E adesso carico la Vespa e vado verso Amman. I miei amici non ci sono più, c'è il nuovo turno. E diritto verso Amman, non Oman. Perché durante il Ramadan, da quello che ho capito, non servono il caffè caldo, non fanno l'espresso. Hanno la macchinetta, però non la accendono durante la giornata. Così mi sono fatto 2 soste a vuoto chiedendo del caffè espresso, ma non ce l'avevano. Allora sono arrivato al Total Bonjour. Cazzo, ho detto Total, vabbè, compagnia internazionale, ce l'avranno comunque sia il caffè, la macchinetta ce l'hanno, la macchinetta, ma anche qui
non l'accendono durante la giornata. L'unica alternativa possibile è la prima volta in vita mia, è il caffè nella lattina. Io non avevo mai visto caffè nella lattina. È l'unica cosa che ti offrono. E faccio colazione con il caffè nella lattina Mr. Brown. Total bonjour. E questa, ragazzi, è Amman, le prime case di Amman. Ah, la bruttezza, con tanto di odore di plastica bruciata. Oddio, quanto non mi mancava Amman. Però sono felice di ritornare e di vedere un po' di amici. Dopo 3 anni, ragazzi. Ah, l'odore della plastica bruciata la mattina, un po' come l'odore del napalm. Madonna. Stavo pensando, cacchio, io giro il mondo attraverso continenti, paesi, poi mi ritrovo ad Amman, come se fossi un po' un vecchio amico. Ciao, come stai? È un po' che non ci si vede. Eccomi qua, in Giordania, ragazzi. Wow, girare per il mondo, randomly, bellissimo. Non pensavo di vedere il ritratto di Saddam Hussein alla banda. Wow, bellissimo, Saddam Hussein. E non mi mancava nemmeno il traffico di Amman, ragazzi, che traffico! Amman! Le colline di Amman! Amman è formata fondamentalmente da 2 milioni di colline. Oh, per quanto mi faccia schifo, Amman, c'è quel qualcosa che mi attrae, quella repulsione che attrae. Ha detto questo, comunque il mio piano è, che tanto poi comunque sia, sarà assolutamente evaporato, farmi una, mettere a posto un po' la Vespa dal mio amico Darwaz, pulire il cilindro, cambiare l'olio e poi andare in Arabia Saudita. Speriamo, vediamo un po' cosa succederà. Stavo andando da Darwaz, il mio amico Tamer. E poi ho detto, ho visto la cittadella, che non ho visto l'altra volta quando ero qui in Giordania 3 anni fa. Ho detto, vabbè, andiamo a vedere sta cittadella, perché tanto aprirà alle 10:30 il negozio. E tra l'altro ho appena parcheggiato la Vespa e ho conosciuto Hisham, che parla benissimo italiano. Sì, perché? Sì. Perché? Perché sono stato a Napoli per 36 anni. 36. Ho fatto architettura, poi un master di storia dell'arte, poi ho lavorato. Che poi sì. A Napoli, insomma, c'è da fare. C'è da fare. C'è il lavoro, c'è il lavoro. Ma cos'è che avevi? Una Vespa? Avevi una Vespa qua? Una Vespa 50, bellissima, era bianca, sì. Per 6-7 anni l'ho avuto, poi mi hanno fatto il 125, 150, uh-huh. Wow. Poi sono alla Piaggio Motorini normali. Uh-huh. Ok, scooter. E poi sei ritornato in Giornale. Poi sono tornato 6 anni fa. 6 anni fa. Sono tornato già nel 2016. Ah, 2016. Sei okay. Adesso in Giordania e adesso fai e la faccio guida. La guida turistica in lingua italiana, parla benissimo tra e sono arrivati molti italiani, sono felice. Adesso a Pasqua abbiamo molti italiani che sì, arrivano, ah, sì, okay. Sì. Quindi sono meravigliato, ho visto lui con questa messa parcheggiare davanti a me così grande, grazie, grazie. E adesso andiamo, mi vado a fare un giro alla cittadella e poi, sì. Poi vado da Tamer. Ok, adesso sta raccontando a tutti i suoi colleghi turistici. Look, look, look. Bellissimo, bellissimo. Bello. Ragazzi, questa è la cittadella di Amman, con i resti di templi, terme e costruzioni. C'è anche una moschea. Ci sono tante colonne. Adesso la spiegazione tecnica tattica non ve la faccio perché non saprei da dove iniziare. Ve la farò una prossima volta quando avrò anche io una guida. Però siamo praticamente sulla collinetta, una delle milioni di collinette che c'è ad Amman, è circondata fondamentalmente dalla città. Il panorama è così, può piacere o può non piacere. Vedete? Siamo nel centro di Amman, questa è la cittadella. Un'altra differenza tra il Libano, la Siria e la Giordania è che qui in Giordania ci sono i turisti, nel senso non sono l'unico turista, e tant'è vero che le guide che erano lì fuori ad aspettare i turisti sono la prova del 9. Quindi è un paese molto più turistico la Giordania, ovviamente, rispetto alla Siria e al Libano. E non sono l'unico
essere speciale nel circondario. Quindi ecco, questa è una grande piccola differenza rispetto agli altri paesi da dove sto arrivando. Sono qua con i miei amici, il mio amico Tamer, le Vespa George, la Maman. I didn't expect all this because è stata una sorpresa, ragazzi. Il mio amico Tamer che mi ha ospitato, che mi sta ospitando, che mi ha, ci siamo conosciuti 3 anni fa, ha organizzato questo incontro tra vespisti incredibile. Guardate quante vespe davanti al suo negozio. Amazing. Adesso ci andiamo a fare un giro con le Vespa. Cosa bella che sono al ristorante e non è ancora calato il sole, quindi tutti si sono seduti aspettando da mangiare. Appena cala il sole iniziano a servire e non servono finché non cala il sole, finché non finisce il Ramadan oggi, non servono. Adesso ho capito perché sono tutti seduti davanti al tavolo, però il tavolo vuoto, poveretti ragazzi, come dei rapaci. Appena scocca il secondo tacco, vedete tutti, voilà, ok, stanno cantando, finalmente è finito il fasting, il Ramadan, e tutti adesso stanno agguantando il loro cibo, stanno per mangiare. Olè, nuovo braccialetto. Thank you, grazie. Bravo, bravo, thank you. Ragazzi, e oggi si va verso l'Arabia Saudita. Io mi sto facendo la mia colazione 5 stelle Bristol, offerta gentilmente insieme alla camera dal mio amico Tamer, dal Was Motors, che mi ha sponsorizzato una camera in hotel 5 stelle in Amman. La cosa bella è che ieri ho dormito nella moschea, no? Vicino alla strada, e oggi, stanotte, ho dormito nel 5 stelle hotel, figata, cambiare così repentinamente stile. E adesso guardate che colazione da signore che mi sto facendo, anche perché durante il viaggio comunque sia è difficile trovare cibo essendo Ramadan, anzi mi hanno detto che in Giordania, e poi sarà anche così in Arabia Saudita, se la polizia ti becca a mangiare fuori ti porta in galera. Probabilmente questo non vale per i turisti, ma questo fa sì che trovare cibo, ristoranti aperti o che altro è molto molto difficile, per quanto poi la gente magari consuma anche all'interno delle proprie case. Detto questo, colazione e poi si parte verso l'Arabia Saudita, ragazzi. Comunque, che spettacolo, che signore che sono, a tratti, sporadicamente. Sentite ragazzi, andiamo in Iraq o in Arabia Saudita? Ma andiamo! Sapete cosa penso? Penso che è una strada un po' isolata. Poi dobbiamo fare un discorso perché sarà lunga. Primi cammelli di una lunga serie. Da quanto tempo che non vedevo i cammelli? Tra l'altro vicino alla strada. Wow! Tanto tempo che non vedevo i cammelli. E grazie a Dio, e grazie a Dio, il vento è a mio favore, perché veramente spinge a 40-50 km orari, c'è tanto tanto vento. Andiamo verso i cammelli. Sono fermato un attimo a prendere dell'acqua, a comprare dell'acqua. Questo signore mi sta offrendo un tè e c'è un vento ragazzi, incredibile, la Vespa qua. E il problema è che adesso ce l'ho avuto a favore, adesso cambio direzione e ce l'ho di fianco e sono a corto di benzina. Dovrebbe essere aperto lì il benzinaio, fare benzina. E il problema è che vabbè, adesso c'era la preghiera, quindi adesso stanno uscendo tutti dalla moschea. Ok, shukran. Adesso il signore mi ha offerto il tè, il chai, e poi verso l'Arabia Saudita. Ole ole. Ragazzi, però non si può, no, veramente, ci saranno 40-50 km orari di vento. Finché era a favore andava bene, ma adesso che inizia a essere di fianco, il problema è anche il consumo della benzina. Avete visto la strada, puro deserto, quindi
devo stare attento perché mi potrei trovare a secco in mezzo al deserto. Molto rurale questo posto, prima ho visto delle pecore appese, diciamo già macellate, con a fianco poi delle pecore vive ancora per essere vendute, e poverette, e più che altro poi ragazzi, pezzi di pecora. Guardate quanto cacchio tira il vento, è meglio che mi sposto da qua perché magari arrivano anche i camion. Cacchio. Tanto ragazzi, sono pieno di sabbia, per fortuna adesso va meglio. Mamma mia, inizio a vedere un sacco di cannelli. Il regno dei cammelli sta per iniziare! Lo vedete il mio colore giallastro sulla giacca e sui vestiti? Grazie alla sabbia! Ragazzi, allora, tutta della situazione. Quella è la dogana saudita. Sono entrato in Arabia Saudita, quindi benvenuti in Arabia Saudita! È tutto molto efficiente. Il passaggio eccetera non è neanche durato tanto. Ecco, vi faccio vedere una cosa. Riyadh, 1330 km, Riyadh è la capitale. Poi vorrò andare fino in Oman, a Salalah, e ho visto che sono circa 3500 km. 3500 km di deserto, dritto, noioso, dritto, come le strade dritte. E ragazzi, ma prima c'è stato un momento quando prima di arrivare alla frontiera, quando c'è stata la tempesta di sabbia, che è veramente una vista brutta. Guardate, no, guardate qua. No. Che sabbia. Sono pieno di sabbia dovunque. Mischia ragazzi, c'è un vento. Vabbè, mi hanno detto che tre giorni fa non c'era più vento. Da tre giorni a questa parte c'è molto vento, o spero solo che si tenga in qualche modo a mio favore. Poi la cosa bella, l'ultima precisazione che faccio al tipo, no? Tutti molto gentili mi hanno detto: guarda, se non fosse stato Ramadan ti avremmo offerto da bere, il chai eccetera. Allora gli faccio: ma io posso bere, posso mangiare, questa... Allora lui, cazzo brillante, un po' che ci sta dentro, fa: sì, ormai siamo open mind, ormai da 2 anni, 3 anni a questa parte, open mind, non muori, non muori. Quindi ragazzi, è puro rinascimento, direi che l'Arabia Saudita è puro rinascimento, posso bere, posso mangiare durante il Ramadan in faccia a tutti. Ah vabbè, per rispetto non lo farò, però meglio così. Purtroppo non troverò niente di aperto, però potrò fare il supermercato un po' di spesa. E adesso, non lo so, arriverò stasera a Tabar Yal, 165 km. Andiamo ragazzi, andiamo, che la strada è lunghissima fino all'Oman, andiamo. Che era meglio se lo lasciavo sporco. Ho fatto un paio di sciugo con l'acqua,
c'ho anche la visiera sporchissima, gli occhiali, vabbè, lasciamo stare. Speriamo di vedere effetto Nemi a Milano a settembre. Andiamo! Distanze a 2-3 cifre che fanno paura. 1320 km di viaggio, 3000 confine con l'Oman. Diciamo, neanche l'Italia moltiplicata per 3 è così grande. Vabbè. Oh ragazzi, non c'è niente da dire, è proprio la terra del Rinascimento. Guardate queste opere d'arte e questi costrutti abitativi disegnati da bambini delle elementari. Comunque, come in Giordania c'erano i tre principi, anche qua ci sono i tre sauditi. È proprio un trittico. Un sacco di persone che mi fanno i video e le foto dalla macchina. Sono troppo sono gentili, sono simpatici i sauditi. Ancora presto per Rio, ma già li conosco dalla volta precedente. Allo! Ragazzi, andiamo a infilarci nella tormenta! Ancora! Sì! Dio santo, ragazzi! Guardate, no, guardate! Vado! Tiro giù la visiera! Poi il problema è che mi faccio praticamente una sabbiatura alle gambe e alla faccia. Avete presente la sabbiatura per togliere le vernici alle macchine? Ecco, la stessa cosa sulla mia pelle. Sabbia, sabbiatura, deserto, motore. E fa male comunque. Cartello con attenzione ai cammelli, attraversamento cammelli, spacca ragazzi. Penso che sia il cartello che fa più saldi Arabia di quelli che ho visto fino adesso. Molto stiloso. Adesso vi faccio una panoramica di questo paradiso. Wow. Però anche l'Arabia Saudita di notte regala scorci quasi psichedelici, con tanto di caffettiera araba ben illuminata di verde. Perché comunque ricordiamolo, il verde è il colore della rabbia, la bandiera della rabbia è verde. E anche il colore dell'Islam è il verde. Quindi tutto molto verde. Sarebbe contento Salvini. Oh, ragazzi, che bello rifocillarsi dopo una giornata micidiale. I miei capelli hanno la consistenza dei capelli di plastica delle bambole, credo. E il piatto tipico Saudi è riso con il pollo o con il capretto o quello che è, però sempre riso, da mangiare sempre con le mani, una cosa caratteristica, a parte che ci si appoggia, ci si accovaccia tipo antichi romani. I ristoranti sauditi hanno queste piccole cellette dove le famiglie si infilano e mangiano, e questo per comunque la privacy, perché le donne non devono essere viste. E sono tutte queste cellette. Questo è un ristorante piccolo, ce ne sono solo tre. Ci sono ristoranti più grossi che ce ne sono diverse. Poi in altri ristoranti invece c'è anche proprio una sala solo per le famiglie. Cioè non per me. Però quello è ormai vecchio stile. E comunque questo è un caratteristico ristorante saudita. Con le cellette, privacy, privé, dove la gente mangia. È spettacolare, no? Nel senso, micidiale sta cosa. Immaginatevi le famiglie che entrano, si infilano dentro la loro celletta, murata, ecco. Vabbè, questa cosa di murarsi dentro, anche le case sono murate con questi recinti alti 30 metri, questi muri, 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 ecco. Se c'è una cosa, se c'è una persona lontano dalla concezione dei muri, sono io. Però vabbè, ne parleremo. Ragazzi, buonanotte. Adesso mi vado a trovare una moschea dove poter buttarmi, stanco, e vorrei anche farmi una doccia. Vabbè. Wow. Fig. E comunque ragazzi, queste sono le sfumature del deserto sulla mia giacca. Che spettacolo! Ragazzi, mi devo buttare dentro la lavatrice.
Io completo, perché anche le calze, ragazzi, non vi dico quanta polvere tirano su. Vabbè, andiamo a trovare un posto per dormire. Ma sapete qual è la parte più bella di tutta la giornata? È fermarsi al benzinaio e pagare 0,50 centesimi un litro di benzina, 2,20. Fate conto che la moneta locale sui 4 e passa un euro. Vuol dire 50 centesimi al litro. Che bello! Ciao Italia, we are taking video! Ok, thank you! Thank you, my friend! Thank you! Go! No, go sleep, sleep! E se avete piacere di aiutarmi in questo giro per il mondo, vi ricordo che potete visitare il mio sito vespanda.com, dove potete comprare uno dei miei libri o una delle mie magliette o gadget vari, o fare una donazione. E non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanellina per essere sempre informati sull'uscita dei miei video. E sempre vi voglio bene.